Uno legge vittoria al 93esimo, ma in realtà insomma è stata una gara dominata. Come tante altre volte vi è successo, avete avuto 8 occasioni, alla nona avete trovato il gol, però insomma sono arrivate un po' le risposte che immagino volevate dare anche voi, sia al nuovo mister che all'ambiente. Sì, hai detto tutto tu, abbiamo avuto tante occasioni per sbloccare la partita e anche per vincerla. Per fortuna è arrivato il gol nei minuti finali, ma ecco, c'è stato molto di più che una rete all'ultimo e siamo contenti per esserci sollevati, poi anche per la vittoria in trasferta e adesso dobbiamo continuare con le prestazioni positive. Abbiamo visto anche un nuovo modulo, 4-2-3-1 diciamo di base, che richiede anche a te movimenti diversi da quelli che ti abbiamo visto fare nella prima parte di stagione. Ti sei trovato bene con Casucci, ti chiedo un po' insomma, le prime sensazioni su questo nuovo assetto che forse ti mette più vicino alla porta, però insomma, ti chiede di fare cose diverse. Sì, in passato ho giocato lì, non spessissimo, ma l'ho già fatto quel ruolo. Più vicino alla porta dipende dalle situazioni, perché da mezzala, essendo più all'interno del campo, ho magari un po' più facilità di inserimento, però da lì anche posso andare facilmente alla conclusione. Con Casu mi sono trovato molto bene, più o meno i movimenti sono quelli che utilizzavamo prima, col 4-3-1-2 allargando mio, e speriamo questo feeling continui. La gara con lo Sesso Maggiore, che è la squadra che a numeri è peggiore di tutti i 9 gironi di Serie D, è la classica trappola, no? Da cercare di evitare giocando il vostro calcio, insomma, senza pensare di averla già vinta, ma senza nemmeno cercare cose clamorose tecnicamente, anche la classifica dice c'è un bel po' di distanza. Sì, la distanza di punti c'è. Loro vengono da un brutto periodo, da un buon inizio di campionato, quindi avranno voglia di fare bene, quella che abbiamo anche noi. Non è una partita sottovalutare, tutte le partite sono da prendere come se giocassimo una finale. Sono importanti a fare i 3 punti, e quello che vogliamo fare è che dobbiamo fare.